sorelle. E Tete dov'è? Desiree sta a scuola perché io esco a mezzogiorno a lei e lei a Luna. E domani, ragazzi, iniziamo l'orario normale. Io fino alle 2 e lei fino alle 4. Perciò ho approfittato di questa ultima giornata di scuola che usciamo presto per farmi perdonare da Desiree. Perché per chi non ha visto il video scorso, ve lo lascio qui, ignoro mia sorella, Desiree si era arrabbiata perché lei mi chiede sempre di giocare ma io gli dico sempre di no. Perciò mi ha fatto questo scherzo che mi ha ignorato per 24 ore, tra virgolette. Perciò, se vi ricordate, mamma mi ha fatto la sorpresa, ve lo lascio qui, e in quel video ho detto, se lasciate tanti commenti io farò la sorpresina a Desiree. Qualcuno l'ha scritto, perciò oggi mamma doveva fare la sorpresa a Desiree. Però, visto che mi volevo far perdonare che ero molto triste di quello scherzo che mi ha fatto, gli volevo fare io una sorpresa. Ho chiesto a mamma se potevo io comprare con i miei soldi una sorpresina a Desiree, quindi oggi gli andiamo a fare questo regalino a Desiree. Meno male, meno male, ho risparmiato. È vero, Mari? Però c'è un problema. Che problema? Desiree gli piacciono tante cose, perché adesso andiamo nel negozio che gli piace più a lei, Cossuto, e quindi là vede tante cose, tante belle cose, gli piacciono le LOL, i peluche, l'unicorno quello gigante, le Cray Baby, le Lego, le BFF. Di tutto e di più. Di che non gli piace a Desiree. Adesso gli piace pure quel pupazzetto elettronico. Gli piace un po' tutto. Tutto ciò che vede in TV, tutto ciò che vede in negozio, lei comprerebbe. Sì. Quindi oggi sarà un'impresa trovare un regalino per Desiree. Infatti l'altra volta Desiree mi ha detto: io vorrei avere un negozio tutto mio, almeno c'ho tutti i giochi. Sì, ci mancherebbe, no? Ci manca solo quello. E quindi niente, ragazzi, quindi adesso andiamo al suo negozio preferito, approfittiamo che lei non c'è, andranno i nonni a prendere oggi Desiree e non gli diranno niente, quindi sarà proprio una vera e propria sorpresa. Andiamo lì e andiamo a scegliere questo regalo. Sì. Andiamo a sudare. Ragazzi, torneremo, si farà notte quando torneremo, ma probabile. Perfetto, quindi andiamo al negozio. Andiamo. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati al negozio e adesso c'è l'imbarazzo della scelta. Guardate qui. Quanta roba. E da dove? La casa delle LOL. No, basta. Da dove iniziamo? Iniziamo dalle LOL? Oddio, ho l'incubo di queste LOL io. Però ragazzi, prima vi voglio far vedere questo coso. Questo nuovo giochino interattivo. Che cos'è questo giochino? Io non lo conosco. Praticamente tu prendi il pupazzetto, no? Poi se vai sopra al pupazzetto lo puoi accarezzare, sembra che accarezzi l'animaletto, che lui fa così. E che senso ha questo gioco praticamente? Non lo so, ma gli piaceva. Gli piaceva tanto, a Desiree l'aveva visto in TV. Anche queste Cray Baby. Lei ama molto le Cray Baby. Guardate che carina, è nuova, è tipo una macchinina. Non so che cosa sia veramente, però tipo una specie di macchinina. Che carine però, sono un amore. Guardate questo. Guardate che belle. Ma che questo. Lei ama tanto le Cray Baby. Andate, ci fa questo. La collazione, che carino. La colazione? La collezione. Ma che se le mangia proprio, se le mangia a colazione. Ma dove sta? Su una macchinina, un seggiolone, che cos'è? Che macchinina. Guardate che bello. Bellino. E ce ne sono tanti tipi. C'è anche questo. Oh, guarda questo con... Che cos'è questo? L'unicorno? Ma prendilo un po'. Che carino! Talents Babies. È un maschietto? No, sembra un maschietto. No, è una femmina, le Cray Baby se non esiste il maschio. Ah, no? No. Poi gli piacevano anche questi qua delle nevi, che a dire il vero sono carinissime. Perché guardate, sono animaletti. Però questi sono vecchie. E poi sembra quella da tipo Olaf, sono tipo la serie Che lei Olaf. Ce l'ha, che lei ha. No, ragazzi, io sono andata a vedere una LOL. Ho visto una LOL bellissima. Oh, mamma, con queste LOL. Ma che belle! Ma che sono? Che cosa sono? Ma che sono stupende!
le voglio. Queste sono nuove, vero? Sì, l'Haribo. Ah, è vero, perché guardate, sono caramelle. Ah, hanno i vestiti delle caramelle, no? No, li compriamo. Che carina. La compriamo. Ma questa è originalissima. Io che farei bello. Una cosa, ragazzi. Io farei una cosa. Prendi tutto lo scatolone, fai prima, no? Allora, dai, ma ce ne avete veramente tante di LOL. Ma non è più carino che gli fai qualcos'altro? Una, perché sono carine delle Haribo. Non lo so, ci devo pensare. Io ci sono. Guardate fissata. Questa. Bellissime, regà. Oh, guardate, è quello. Cosa? Ma che cos'è? Ma che? Mega Ball Magic. Ma che? Ci saranno le LOL Dead. Voglio prendere quello. Ma che cos'è? Io voglio prendere quello. Ma ci sono tutte LOL dentro. Ragazzi, guardate quella lì, Marina. Quella grande. No, bellissima. Voglio tutte, io le voglio tutte. Ma non è per te, è per Desiree. Il regalino lo devi fare a Desiree. Mi ricordo l'altro giorno, quando siamo venuti qui per comprare i quaderni per Desiree, per preparare lo zaino di scuola, io l'ho beccata che stava, se ti ricordi, stava guardando le BFF. Dove sono? Ecco le BFF. Ma ti sono venuta pure appresso io. Oh, Desi e Mari, pure questi. No, gliela prendiamo. Google. Cioè, ragazzi, prendiamo questo. Ragazzi, ma le conoscete queste? Queste sono bellissime. Veramente in periodo c'è stato un periodo che ti piacevano pure a te, vero Mari? Bellissime. Sono bellissime, che muovono gli occhi. Come si muovono gli occhi qui? Come si fa? No, non lo so, sinceramente. No, adesso non facciamo casini. Però sono bellissime, ragazzi. Prendiamo queste, così me le metto anch'io. Sì, certo, come no. Prendiamo, le prendi? Sì, prendiamo tutto. Sì, certo. Facciamo queste, le prendiamo. Mi fai vedere? Eccole qua, i BFF. Ragazzi, ci penso io, va. Che questo è peggio di Desiree, quando vede le cose. Ma che è acceso? Che è attivato? Questa. Ah. Mettiamo Elsa, proprio. Proverò. Nascerò. Dai, allora. Vediamo le BFF. Okay, allora. Guardate che carine. Oddio, che belle. Oddio, guardate queste. Jenna, cioè, ma ci sono tutte. Voglio Elodie. Guardate questa, ragazzi, che bella, tutta colorata, con i capelli colorati. Che carine. Questi qua sono i capelli che vorrei io, biondi con tutte le sfumature. Che bella, questa come si chiama? Anna. Wow, guardate questa con l'unicorno. Questa è nuova. È vero, questa sì. Non l'ho mai vista. Jessie, no, Jessie ci stava, però questa qua è la serie nuova. Che carina. La seconda serie. Unicorno. Guardate qui. Belle. Vabbè, però queste qua erano quelle là che stava vedendo lei l'altro giorno. Sì, lei piaceva Stella? Sì, aveva visto Stella. Però Stella lei già ce l'ha. E infatti Stella c'ha quell'altra, c'ha l'edizione vecchia. Vogliamo prenderli questa? Che gli prendiamo la stessa. Anche a lei piaceva. Che bella. Oppure questa doppia. Ragazzi, a voi quale vi piace? Ma a me piacciono tutte. Ma veramente, sono bellissime. Questa con la farfalla. Bella pure questa. Guarda che colori che ha. Sono i miei colori preferiti. I capelli lunghissimi. Ah, qui è difficile, eh? Sì. Veramente difficile. Devo fargli una bellina cosa. Vieni, che ho visto pure un'altra cosa. Guardate lì. Guarda, Mari. Sì, la surprise. No, io non dicevo queste, però io dicevo le Rainbow Eye. Ma questo è un maschio. Guardate. Ma questo è un maschio. No. Sì. Ma non mi piace. Bruttina. Però è brutto, non mi piace. Ci sta di nuovo lo skate qui, ragazzi. Guardate questa. Che bello. Guardate, se la immergiamo nell'acqua. Si colora. Sì. Prendiamo. Guardate questa. No, io le voglio tutte, anch'io le voglio. Questa qua verde, bellissima, Billie Eilish, top. Oh, questa è bella, eh.
No, guarda, no, quella, prendila, no, prendila. No, no, no. Prendi questa. Questa la dobbiamo prendere. Prendiamole tutte e due. Fammi vedere. Ma oh, questa è bellissima. Guardate anche il trucco arcobaleno. I capelli arcobaleno. L'occhio anche arcobaleno. Pure io voglio l'occhio arcobaleno. Ah, ce ne sono pure altre sopra, no. Mica le avevo viste. Guarda, no, questa. No, ragazzi. Guarda quell'altra arcobaleno, che bella. Adesso sì, ho capito perché Desiree voleva vedere. Oddio, ragazzi, stavo per cadere. Ecco perché Desiree voleva vivere in un negozio di giocattoli. Ci credo. Adesso capisco. Quindi, che c'è qualcos'altro da vedere? Innamorata. Che cos'è? Mancavano Gabby, mancava Gabby. Gabby. E Lego di Gabby. Ma perché è carina? Mancavano le Lego di Gabby. È carina però, eh? Sì, ma non rappresenta proprio Gabby questa. Perché? Che non c'ha la maglia arcobaleno Gabby. Se no? Avevo visto pure le Lego Friends. No, le Lego Friends no, non le voglio vedere. Perché? Questo. Cos'è questo? Qua lo monto bello, però dove lo ma mettiamo? Questo è enorme, infatti. Questo è veramente enorme, è più grande di me. Però è bello. Ragazzi, ho visto una cosa che altro cosa potrebbe piacere tanto. Che cosa? Già vedo troppo grande lo scappo. No, la casa di Gabby in versione Lego. No, guardate, si regala. No, dai, ma questa è perfetta, però, eh. Vedi? Allora prendiamo questa. Questa è proprio Gabby. Giralo un po', vediamo un po' il davanti come viene. No, bellissima. Meraviglia. Poi prendiamo questa, è pure stupenda. No, già ce n'ha tanti di accessori. No, ma guarda, che, guarda come è fatta bene. Qui lo scivolo. La stanza da bagno, la cucina. Prendiamo pure questo. Bellissimo. Prendiamo pure la barca, che è inclusa. Così ce la portiamo a fare un giro. Sì. Adesso, oh mamma. Io sapevo che era un'impresa. Chi ce l'ha fatto fare? Allora, Vagliana, abbiamo visto. No, non vediamo altro, perché veramente altrimenti ci diventa proprio difficile. Lo sapevo che era un'impresa. Sono indecisa anch'io. Che è? Mi è venuta un'idea. Dopo, mamma, te lo dico. Però voi non lo potete sapere, quindi ci vediamo. Ma che cosa? È una cosa che gli può piacere tanto a Desire. Ah, ti è venuto in mente? Sì. Dopo te lo dico a mamma. Però voi non ve lo dico. Ci vediamo dopo per la sorpresa. Almeno scoprirete anche voi cosa lo scoprirete comprato insieme a Dedè. Eh sì. Ecco qui, ragazzi, abbiamo comprato il regalo. Non vi diciamo cos'è, ma è una cosa che sicuramente gli piacerà. Sono super soddisfatta e adesso andiamo a casa dei nonni a prenderla e vediamo che reazione avrà. Quindi andiamo a casa, l'andiamo a nascondere, sì, l'andiamo a prendere Desiree e la portiamo a casa. Eh sì, vediamo poi la reazione che farà. Eh sì. Sono curiosissima. Eccoci qui, ragazzi, siamo tornati a casa e adesso, Desiree, ti ricordi nello scorso video che io ti avevo detto che non mi andava di giocare e mi hai fatto quello scherzo? Sì. E oggi mi volevo perdonare. Mi volevo far perdonare. Mi volevo far perdonare e ti ho fatto una sorpresa. Cosa? Vuoi già sapere? Sì. Allora, ti dico dov'è, è un indizio. Allora, è una specie di caccia al tesoro senza indizio. Ma innanzitutto, non dici niente? Felice, non sei felice? Perché cosa? Non so cos'è e se è vero, quindi... Come, non può essere vero? E che ti prendiamo in giro, eh? Dimmi! Secondo te perché sei andata da nonna tu? Ti sono venuti a prendere nonna e nonno? Perché ma nonno mi hanno detto che dovevano andare a comprare andare le cose per scuola. Vabbè, quello è vero da una parte. Però ti hanno detto una bugia. Eh sì, da una parte è vero un po'. Perché siamo andati a comprarti, sì, una sorpresa. Dimmi dov'è.
Allora, un indovinello. Può essere piccolo o grande, delle bambole, ci puoi dormire se è grande o ci puoi giocare all'interno, cos'è? Non è il gioco che ti abbiamo E portato, dove sta cosa. Il dove regalo? Sta? Non è la cosa che ti abbiamo portato. Ci puoi dormire se è grande. Questa cosa può essere grande o più piccola. Può essere anche delle bambole, questa cosa. Ci puoi dormire, ma ci puoi anche giocare in alcuni casi, cioè sì, in quelle cose piccolette, ma anche in quella grande ci puoi giocare. Vabbè, sì, però ci giochi, ci giochi, ci dormi dappertutto, ma anche in quella piccola. Che potrebbe essere? Come? Ah, le calze. Le case. Sì, case, giusto. Abbiamo la casa grande, abbiamo la casetta delle LOL, la casa delle Barbie. Quante case abbiamo noi? Due. Quale? Questa e questa. E ne manca una. E poi ce ne sta un'altra. Dove abbiamo un'altra casa noi? In tutta la casa. Dove abbiamo un'altra casa? In giù. Forse. Vuoi andare a controllare? Sì. Andiamo. Può essere anche sbagliato. Vediamo se hai indovinato. Vediamo se hai indovinato. Hai indovinato. C'è una cosa. L'hai trovata. Andiamo dentro. No, sbirciare lei. Ma già aspetta. Sente cosa ci sta. Aspetta a sbirciare. Spero che ti piaccia. Allora, aspetta. Con calma. Allora. Indovinello di matematica. Vai. Tocca la busta. Quindi facciamo il indovinello di matematica. No, tocca la busta. Cosa potrebbe essere? Io ho già... Entrava qualcosa dentro la testa. Cosa che cosa? Ho la BFF o la Rainbow Line. E tu cosa desidereresti tra queste due che hai detto? Tutte e due. A me basta anche una cosa così piccola. Anche un pupazzetto a me non andava bene. Me lo potevi dire prima. Non me lo spiego. È vero? Vediamo un po' se Marianna si farà perdonare da Dedè. Oh. Aspetta, la apri un po' di qua. Ok. Che cos'è? La Rainbow Eye! Ti piace quella che abbiamo scelto? Che l'altra volta mi hai detto che ti piaceva questa. Sì. Ti piace, Desi? A lei piacciono i colori fosforescenti. Ragazzi, alla fine abbiamo scelto la Rainbow Eye. Eccola qua, guardate. Ce n'erano tantissime, ma questa è la nostra preferita. Ce n'erano tante. L'imbarazzo della scelta. Guardate, ci sta lei alla maglietta col sole, questa gonnellina, queste mollettine. Le mollettine, facciamo vedere. La vuoi aprire un attimo? Sì. Vediamo se riusciamo ad aprire la scatola. Vado a prendere un paio di forbici. Io ci provo sempre. Signorina, sei contenta? Sì. Ti è piaciuta questa sorpresa? Sì. Meno male. Pronto? Vai, scarta. Sì. Strappa tutto. Tira. Che bella la scatola, bellissima. Ah, c'è pure il pettine. Dov'è? Eccolo qua. Ah! Che bella. Io che guarda, ce ne siamo ancora. Col kiwi. Con la zip. Vogliamo aprirla? Vediamo se la zip è vera. No. È vera? No. Probabilmente è vera. Vabbè. Non è vera? Vabbè. Forse la... Fai vedere lo zainetto. È bello. Oddio, guardate che zainetto, ci possiamo mettere veramente qualcosa dentro, però, mi sa. Sì. Con gli arcobaleni come il vostro store. Ragazzi, l'avete visto il nostro store? Se non l'avete visto, vi mettiamo il link in descrizione. No, che in descrizione, qui sopra. Voglio provare di aprirlo. Da dietro però. Allora,
L'hai perdonata tua sorella per questo regalo? Ti è piaciuto? Sì. Quindi tu l'hai perdonata e Marianna allora adesso giocherà sempre con te. Vedi, eh? Eh? Anche con questa bambola? Certo. Eh? Giocherete insieme? Sì, perché noi tutte le bambole che abbiamo le mettiamo dentro la casa delle loro. Però bisogna giocarci con tutte queste bambole che abbiamo. Perfetto, ragazzi. Che è? Che cosa? Ci sono tutte delle cose là dentro. E non si vede, fai vedere, fate guardate. Vedere. Che cos'è? Ma penso che si possano... prendere. No, ma il telefono, tipo. Il telefono telefono messo nella tasca. Che figo. Dopo vediamo se si può prendere. Dopo. Non si può prendere. Allora, perfetto, ragazzi. Questa sorpresa è riuscita alla grande. Siamo felicissime che Dedè è rimasta contenta, eh? E come sempre, noi vi diciamo... speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, mettete un pollicione, iscrivetevi al canale delle sorelle pazzerelle e attivate la campanellina din don din don e lasciate molti commenti e ciao! Ciao ragazzi! Ciao e iscrivetevi al nostro canale! Ciao! Ciao! Ciao.